Ragazze, buonasera, benvenuto nel mio nuovo tutorial. Questa volta realizzeremo un fuoriporta. Quindi un fuoriporta con un CD, un qualsiasi CD che voi avete a portata di mano, ne abbiamo tanti che comunque sono graffiati, che dobbiamo buttarli. Quindi non li buttate, iniziamo a fare l'arte del riciclaggio. Quello che andremo a realizzare insieme, ragazze, è questo fuoriporta col CD con la faccina di Babbo Natale. Va bene? Quello che vi serve, ragazze, è un semplice CD come questo, della lana bianca, cotone caldo rosa, cotone in filo di Scozia rosso. Perché lana e cotone caldo e filo di Scozia? La lana bianca la usiamo per quanto riguarda far venire la barba di Babbo Natale bella corposa come questa. E poi dobbiamo tutto rivestirci il CD con la lana, quindi la lana acrilica bianca. Il cotone caldo per quanto riguarda il viso, questa parte del viso di Babbo Natale, e per dare maggior risalto utilizzeremo il filo di Scozia rosso che dà più risalto e non è così morbidoso come la lana o come il cotone caldo che dobbiamo poi usare e realizzare. Per abbellire, scusatemi, ma lo lascio qui così senza che prendo e salto. O dovete prendere, potete prendere delle stelline così, io le ho prese queste in legno con gli adesivi e poi ho utilizzato a posto delle stelle gli Swarovski per dare questo effetto e questi bottoncini dorati per fare gli occhietti, una semplice pallina nera, quindi una perlina nera per il nasino. Dovete utilizzare un uncinetto 3,5. E dovete avere a portata di mano un uncinetto 2,5. No, scusate, un uncinetto numero 3 e un uncinetto 2,5. Una semplice forbice e non dimenticate la colla Vinavil o la Prit o quella che avete voi e che utilizzate. Va bene? Allora, dopo detto il materiale che vi occorre, ragazze, vi lascio al mio tutorial. Bene ragazze, ben ritrovate nel mio canale YouTube con Adele e le sue creazioni, anzi, ancora meglio, le creazioni di Adele. Vi spiego un modo più semplice per rivestire il nostro CD in modo da poter creare il fuoriporta. Iniziamo col tirare il filo, tante di quelle volte questo filo ci sfugge. Allora, una volta tirato, ci facciamo un nodino. Aspettate, avvicino, zoom un attimino la telecamera così avvicino e riuscite a vedermi meglio, scusate. Ecco qui, lo chiudiamo così non vi sfugge. Questa è la parte un po' più fastidiosa, chiamiamola così. Questo filo qui che lasciamo, man mano lo andremo a mangiare. Quindi lo nasconderemo nella lavorazione. L'altro filo ce lo posizioniamo così. Abbassiamo le dita, ci portiamo giù il filo. Lo tiriamo su in questo modo, ritiriamo sulla mano e andremo a fare la nostra prima catenella. Mi raccomando, questo filo sempre in questo modo. In modo che man mano nella lavorazione lo andremo a nascondere, d'accordo? Ora togliete l'uncinetto dal filo, scendete giù, prendete il filo lungo e lo tirate su, inserite nuovamente l'uncinetto e andrete a prendere questo filo. Va bene? Allora. Vi tirate in modo che l'anellino, questa catenella, non sia tanto alta. Vi aiutate con la mano in modo che tutto vi si rende più semplice.
po' di dimestichezza. Poi quando ve lo spiego sembra più difficile. Quando lo faccio con meno timore, mi viene tutto in modo più facile. E ora ci lavoriamo la maglia bassa. Giù il dito. Tirate il filo. Facciamolo in un altro modo. Così. D'accordo? Ci inserite l'uncinetto all'interno. Questo è sempre che ve lo andate a mangiare, posizionatelo così e lavorate la maglia bassa. Vedete come viene? Con meno difficoltà riuscite a fare questo lavoro, perché questo lavoro qui è un attimino fastidioso. Però così lo rendiamo molto più semplice. Ecco qua. Ogni tanto vediamo lo sbrilluccichio, questo lo passiamo avanti. Lavoriamo la maglia bassa e tiriamo il filo in modo che non vengano molto larghe. Per aiutarvi fate così. D'accordo? Rifacciamo il tutto. Tiriamo il filo, lo tiriamo su, così. Ora questo lo posizioniamo, tiriamo dietro, lo passiamo intorno all'uncinetto e lavoriamo la maglia. Nuovamente tiriamo giù il filo. Questo mettendo avanti, ragazze, vedete? Lo andate, scusate, mi vado fuori. Lo andate a mangiare e vi resta un lavoro pulito. Ecco qui. Tiriamo dietro e ci lavoriamo la nostra maglia bassa. Stringete, non fatelo venire tanto largo, deve essere bello fitto. Rifacciamolo insieme. Tiriamo il filo, questo qui lo tenete appoggiato sul CD. Ecco qui. Qui dovete avere un po' di pazienza, ragazze. Passate all'interno. Io lo faccio lentamente così riuscite a vedere bene. Però il lavoro finito, ragazzi, è bellissimo. Ecco qui. Ora lo rifacciamo insieme nuovamente. Questo lo tiriamo giù. Ora andiamo sopra. Aiutatevi, aiutatevi con le mani. Ecco qui, questo lo passate avanti. Tirate il filo, lavorate la maglia bassa e stringete il lavoro. Vedete? Rifacciamolo per l'ennesima volta. Questo lo poggiate su, vi tirate il filo, se avete più vi potete anche prendere un altro uncinetto e vi aiutate. Vedete come più riuscite vi aggrada. E lavorate la maglia bassa. Questo, ragazze, dovete farlo per tutto il giro. Dobbiamo ricoprire completamente questo CD. Bello stringetelo in modo che venga bello fitto fitto così. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, ragazze, man mano che andate a portate avanti il lavoro, il buchino si restringe sempre di più. Tenete a portata di mano un secondo uncinetto, perché quando andremo a fare questo lavoro lo fate in questo modo. Potete anche farlo dall'inizio e non come vi ho fatto vedere io. Quindi partire già così. Sfilate il secondo uncinetto e andrete a prendere l'anellino così. In questo modo, d'accordo? Quindi lo fate così.
che è molto più semplice. Bloccate, guardate come faccio, blocco dietro, inserite l'uncinetto così, portate vicino e tirate, chiudete. Vedete come viene, ragazze, preciso. Man mano qui lo pigiate e lo spostate in questo modo, da farlo venire leggermente più fitto e non come ho visto da alcuni che lo lasciano in questo modo. Non è bello esteticamente, quindi man mano voi andate a spostarlo pigiando il filo così con le dita e modellandolo anche al centro. Un po' si vede, però non tanto, ok? E continuatela a ricoprire tutto. Tirate in questo modo il filo, lo portate su, togliete l'uncinetto e inserite questo. Portate il filo su e fate la maglia bassa. Ripoggiate nuovamente il filo. Ecco qui, tirate su questo e lo bloccate col dito, inserite questo, tirate bene il filo e lana e lavorate la maglia bassa. Ve lo faccio rivedere, quindi stringete qui, perfetto. Ora prendiamo il filo, lo tiriamo sempre da questa parte in modo che non si accavalli. Lo tiriamo un attimino più su e infiliamo dentro l'uncinetto, tiriamo il filo, lo portiamo su e lavoriamo la maglia bassa. E così continuate per poi, ragazze, lo ricoprite tutto quanto, perché poi dobbiamo rifinirlo questo CD. Ecco qui. Tirate su, ecco il filo e fate la maglia bassa. Io sto utilizzando una lana da lavorare con l'uncinetto numero 3, in modo che non vi venga né doppio doppio né fino fino, d'accordo? Perfetto, ragazze, vi ho fatto vedere anche questo nel momento in cui avete meno spazio al centro del lavoro, come continuare e proseguire il tutto. Ci vediamo alla fine dove faremo poi tutta la rifinitura. Perfetto, ragazze. Allora, quando abbiamo finito di coprire il nostro CD, ci modelliamo, mi raccomando, bisogna sempre accarezzare il lavoro, ce lo sistemiamo bene. Questo è l'ultimo, entriamo nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato, tiriamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Dobbiamo però rifinire questo giro, quindi utilizzate solo per il primo giro un uncinetto più piccolo. Quindi io utilizzerò, ho utilizzato il 3, prenderò l'uncinetto 2,5. 2,5, ok? Cosa faccio? Una catenella, una maglia bassa nella maglia bassa, e questo mi farò per tutto il giro in modo da rifinirlo. Faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa di base. Ecco qui. Utilizziamo l'uncinetto più piccolo, ragazze, per non sgranare tutte queste catenelle e allargare il lavoro in modo da rifinirlo in questo modo. Aspettate che qui la lana sia un po' fatta. Ecco qui. State attenta, attente, perché la lana è un particolare, specialmente se stiamo utilizzando
un uncinetto più piccolo. Quindi per tutto il giro, ragazze, vedete come viene bello rifinito? State vedendo? Per cui per tutto il giro andrete a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa di base. Così. D'accordo? Ci vediamo alla fine del giro. Ok, ragazze, siamo arrivate alla fine del giro della rifinitura. Vedete come viene composto, più rifinito, piacevole all'occhio, perché dobbiamo pensare anche a quello. Dobbiamo chiuderlo questo giro. Puntiamo l'uncinetto nella prima catenella di rialzo che sostituisce la maglia bassa, tiriamo il filo e lo chiudiamo a maglia bassissima in questo modo. D'accordo? Tiriamo un po' l'asolina, lasciamo l'uncinetto più fine e riprendiamo l'uncinetto numero 3. Cosa andremo a realizzare? Una serie di archetti. 1, 2, 3 catenelle. Saltiamo 2 maglie di base. Nella terza maglia bassa facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle di separazione. Saltiamo 2 maglie di base. Nella terza catenella facciamo la nostra maglia bassa. E così, ragazze, facciamo per tutto il giro 3 catenelle di separazione, ne saltiamo 2 di base, nella terza puntiamo l'uncinetto e andremo a lavorare la maglia bassa. 1, 2, 3, 1 e 2 ne salto, nella terza la maglia bassa. 1, 2, 3, 2 ne salto e nella terza la maglia bassa. Fate questo per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, ragazze, siamo arrivati alla fine. Cosa facciamo? 1, 2, 3 catenelle di separazione. Puntiamo qui dove abbiamo iniziato il giro. Tiriamo e lavoriamo a maglia bassissima. Entriamo nel primo archetto che vedete. Chiudete a maglia bassissima e facciamo una catenella di rialzo che sostituisce la prima maglia bassa, sempre nello stesso archetto. Una mezza maglia alta, 1 e 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Andiamo nell'archetto successivo e ripetiamo. Mezza la maglia bassa, mezza maglia alta, 2 maglie alte. Mezza maglia alta e la maglia bassa. Quindi abbiamo fatto i due archetti. Andiamo nell'archetto successivo, ripetiamo. Maglia bassa, mezza maglia alta, 2 maglie alte. Mezza maglia alta e maglia bassa. E così in ogni archetto. Maglia bassa, mezza maglia alta, 2 maglie alte e 2, mezza maglia alta e maglia bassa. Deve venire intorno questo lavoro, così. Perfetto, ragazze, continuate per tutto il giro. Noi ci vediamo alla fine del giro.
Perfetto ragazze, siamo arrivati alla fine di questo giro. Ora cosa facciamo? Puntiamo l'uncinetto qui, tiriamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Pieghiamo il lavoro perché dobbiamo congiungerci qui all'asolina sul dietro. Noi abbiamo fatto la maglia bassa quando abbiamo fatto le 3 catenelle di separazione. Ora non dobbiamo prendere l'intero lavoro in questo modo. Aspettate. Non lo dobbiamo prendere, non si deve vedere nulla davanti. Dovete piegare il lavoro e prendere solo l'asolina che vedete sul dietro. Ve lo avvicino così riuscite a vedermi. Eccola qui. Va bene? Qui sul davanti deve essere normale, non si deve visionare nulla. E ora a questo punto vi lavorate la maglia bassa. Ora cosa fate? 1, 2, 3, 4, 5 catenelle di separazione. Ripiegate il lavoro, andate sempre sull'asolina dietro, mettetelo in questo modo così è più facile come vedete me, sull'asolina dietro, tirate il filo, aspettate, asolina dietro, tirate il filo e lavorate la maglia bassa. Nuovamente 2, 3, 4, 5 catenelle di separazione. Piegate, andate all'asolina sul dietro, tirate il filo e lavorate la maglia bassa. Sul davanti del lavoro, vedete ragazze, non si vede nulla, non deve vedersi. Continuiamo. 1, 2, 3, 4 e 5. Piegate nuovamente il lavoro, l'asolina sul dietro, tirate il filo, maglia bassa, 2, 3, 4 e 5, piegate il lavoro, andate all'asolina dietro e lavorate la maglia bassa, perché ci devono venire questi ulteriori archetti sul retro del lavoro. Va bene? Ecco qui. Ripetiamo un'altra volta. 2, 3, 4 e 5. Piegate, prendete l'asolina sul dietro e lavorate la maglia bassa. Perfetto, ragazze. Questo lo dovete fare per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Perfetto, siamo arrivati alla fine di questo giro delle asoline. Puntate l'uncinetto su questa sottostante, un po' difficilotto. Allargate qui con le dita così come faccio io. Puntate l'uncinetto qui. Dove avete fatto la maglia bassa, scappa anche a me, ragazze, con un po' di calma. Ci riusciamo. Eccole qua. Tiriamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Sempre a maglia bassissima, entriamo nel primo archetto che visionate proprio a fianco alla maglia bassissima che avete fatto. Una catenella di rialzo, filo sull'uncinetto, sempre in questo archetto, ragazze. Una mezza maglia alta, una maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto e facciamo 1, 2 volte il filo sull'uncinetto. E 2 doppie maglie alte
una maglia alta. Una mezza maglia alta e una maglia bassa. Archetto successivo. Una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta. Due volte il filo sull'uncinetto e facciamo la prima doppia maglia alta, la seconda doppia maglia alta, la maglia alta, la mezza maglia alta e la maglia bassa. Successivo e ripetiamo. Maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, aspettate, due, doppia maglia alta, nuovamente doppia maglia alta. Maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassa. Ti verrà questo lavoro in questo modo. Va bene? E lo avvicino un attimino, lo zoomiamo. Ecco qui. Come incomincerà a venire il vostro lavoro? Ripetiamo l'ultima volta. Archetto successivo. Maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta. Aspettate, sfugge anche a me la lana. Doppia maglia alta. Nuovamente la doppia maglia alta. Maglia alta. Mezza maglia alta e maglia bassa. Perfetto ragazze, questo schema lo farete per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Perfetto ragazze, allora finito il giro, abbiamo fatto l'ultimo archetto qui riempito, entriamo qui alla base. Tiriamo il filo e lo chiudiamo a maglia bassissima. Prendiamo un filato lurex, argento, dorato, come volete. Lo tiriamo su, tiriamo questo filo per bene, lo blocchiamo. La prima catenella la facciamo col filo corto in modo da bloccare il lavoro. E poi facciamo in questo modo. Tiriamo entrambi, andiamo. Fermiamo il tutto. Perfetto. Qui dobbiamo essere un po' più pazienti perché ci sfugge. Tiriamo bene il filo e blocchiamo. Ci facciamo nella maglia, ogni maglia di base. Tiriamo il filo, ecco qui il lurex, e facciamo la maglia bassa. I fili, quelli corti dietro, andiamoceli a mangiare nel lavoro.
così ci resta un lavoro pulito. Ci facciamo intorno intorno, ragazze, in questo modo. Tagliamo il filo bianco perché tanto non ci serve più. Quello che resta lo andremo a mangiare man mano che faremo questo lavoro. Tutto di giro intorno. Quindi andiamo a nasconderci il filo corto dell'urex e il filo della lana bianca. Qui, tutto intorno, su ogni maglia di base, ci lavoriamo all'interno una maglia bassa. Eccolo. Però, ecco qui, rendiamocelo ancora più carino, vi va? Perché io man mano poi ho delle piccole idee. Quando siamo arrivati fra le due doppie maglie alte, siamo arrivati a questo punto. Aspettate, che mi è venuta così l'idea. Voglio renderlo ancora più, ancora diverso. Allora, siamo arrivati in questa doppia maglia alta quasi al centro. Abbiamo fatto la maglia bassa. Facciamo una catenella di rialzo nuovamente nella doppia maglia alta e facciamo la maglia bassa. Poi facciamo 1, 2, 3 catenelle. Puntiamo nell'altra doppia maglia alta, facciamo la maglia bassa, una catenella di separazione, una maglia bassa. Ci verrà in questo modo. Continuiamo così. Allora, una maglia bassa in ogni maglia di base fino qui. La lavoriamo anche qui, la maglia bassa, non saltiamo da questa a questo. Lavoriamo anche dove abbiamo fatto la maglia bassa, abbiamo saltato, entrato nell'altro archetto e abbiamo fatto l'altra maglia bassa. Questo spazietto centrale andremo a lavorare una maglia bassa e continuiamo. Maglia bassa in ogni maglia bassa di base. Quando poi arriviamo qui alla doppia maglia alta, facciamo sempre lo stesso discorso. Una catenella di separazione, nuovamente qui la maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle di separazione, nell'altra successiva che è l'altra doppia maglia alta di base, lavoriamo la maglia bassa, una catenella di separazione, sempre nello stesso punto la maglia bassa e poi continuiamo. 1, 2 e 3. Poi nello spazietto qui fra una maglia bassa e l'altra lavoriamo la maglia bassa e continuiamo. 1, 2 e 3, dov'è la doppia maglia alta? Eccola qui. Catenella di separazione, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle di separazione, andiamo nella successiva maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassa. Vi verrà, ragazze, eccolo qui, questo lavoro con questo giochetto così per renderlo realmente natalizio. Avviciniamo, zoomiamo un po'. Così lo vedete da vicino. Va bene? Lo facciamo solo alle foglie esterne, non anche a quelle interne. Quelle interne le lasciamo bianche come se fossero innevate. Quelle esterne le abbelliamo in questo modo, le decoriamo un attimino, perché poi manca qui il centrale e qui c'è la sorpresa che andremo a fare.
Non è finita qui questa. Allora, riprendiamo il nostro lavoro. Abbiamo fatto questo. Proseguiamo con le maglie basse nello spazietto 2 e 3. Quindi, dove troviamo? Nella quarta, così non vi sbagliate. Fate la maglia bassa, catenella di separazione, sempre nello stesso punto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle di separazione, successivo maglia bassa, catenella di separazione, nello stesso punto, la maglia bassa. E poi facciamo 1, 2 e 3 nello spazietto. 1, 2 e 3. Al quarto, che è la doppia maglia alta, facciamo maglia bassa, catenella di separazione, sempre nello stesso punto. Maglia bassa, 1, 2, 3, catenelle di separazione. Successivamente, maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassa. È come se nello stesso punto noi facciamo un aumento qui e un aumento successivo per rendere ancora più bello il nostro lavoro. E poi continuiamo. Ve lo ripeto. 1, 2 e 3. Nello spazietto 1. 2 e 3. Nel quarto facciamo. Vi potete rendere conto perché dove c'è la doppia maglia alta. Facciamo nel quarto. Maglia bassa, catenella di separazione, nuovamente nel quarto la maglia bassa, come se facciamo un aumento. Poi 1, 2, 3 catenelle di separazione. Successivamente ripetiamo. Maglia bassa, catenella di separazione, nello stesso punto la maglia bassa. E poi continuiamo una maglia bassa su ogni punto. Sono 2 e 3, maglia bassa nello spazietto, 1, 2 e 3. Nel quarto, maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassa nello stesso punto. 1, 2, 3 catenelle di separazione, successivo maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassa. Va bene? Quindi verrà in questo modo. Dà già l'impressione, l'impatto natalizio, ragazze, vero? E continuiamo così. 1, 2, 3 nello spazietto 1, 2 e 3. Il mio bau avrà sentito qualche cagnolino. Successivo, maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa nello stesso punto 1, 2, 3 catenelle di separazione. Successivo, maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassa. E continuiamo. 1, 2, 3, nello spazietto, 1, 2 e 3. E ripetete, maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassa. 1, 2, 3, successivo, maglia bassa. Catenella di separazione, maglia bassa. D'accordo? E continuate così. Ragazze, continuate così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Perfetto, ragazze, siamo alla fine di questo giro della rifinitura con il lurex. Siamo arrivate a questo punto, quindi facciamo 1.
e 2 nello spazietto, ci congiungiamo col primo, andiamo nel primo, tiriamo il filo e chiudiamo così a maglia bassissima. Ora il giro lo abbiamo finito. Tagliamo il filo, lo blocchiamo tirando il filo in questo modo e lo stringiamo, quindi facciamo questa solina stretta. Dobbiamo, ragazze, lasciare il lavoro pulito. Aspettate che zoomo. Ecco qui, perfetto. Quindi cosa facciamo con questo filo in più? Prendiamo di qui e lo tiriamo. Attente perché il lurex è delicato, va bene? Andiamo di qui e lo tiriamo. Andiamo qui, tiriamo il filo, giriamo al contrario, andiamo qui, tiriamo il filo, stiamo attente perché ce lo nascondiamo adesso in queste asoline qui. Ce lo tiriamo e lo chiudiamo in questo modo. Va bene? Tirate bene il filo, tagliate il filo in eccesso. Quindi questo lo abbiamo finito. Ora dobbiamo ornarlo, lo dobbiamo rendere più carino, simpatico innanzitutto. Va bene? Rizoomiamo piccola così lo vedete per bene tutte. Togliamo questo filo, ecco qui. Dobbiamo fare adesso la faccina di Babbo Natale. Cosa ci occorre? Benissimo, allora prendiamo il nostro filo di lana. Dobbiamo fare la barba di Babbo Natale. Quindi, come facciamo il cerchio magico? Giriamo il filo intorno al dito e tiriamo così il primo, la prima catenella, va bene? Come dicevo, facciamo 1, 2, 3 catenelle di rialzo che sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, sempre nel cerchio magico, andremo a lavorare un totale di 13 maglie alte più le 3 catenelle di rialzo che sostituiscono la prima maglia alta avranno un totale di 14. Sono 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 maglie alte. Va bene? Ora cosa facciamo prima di stringere completamente il cerchio magico? Prendiamo cotone o lana o cotone caldo che voi abbiate a portata di mano rosa, perché dobbiamo fare il faccino ora di Babbo Natale. Io ho qui il rosa pallido. Andiamo qui. Nel cerchio magico ci tiriamo il filo rosa. 1, 2 e 3 catenelle di rialzo che sostituiscono la prima maglia alta. Va bene? E facciamo altre 5 maglie alte.
con le 3 catenelle di rialzo che sostituiscono la prima maglia alta, abbiamo un totale di 6 maglie alte. Sono 3, 4, 5 e 6. A questo punto, ragazze, cosa dovete fare? Tirate il filo del cerchio magico per stringere il tutto in modo da far venire questa la barba e questa il visino di Babbo Natale. Qui dobbiamo continuare il sopra del viso di Babbo Natale. Cosa andremo a fare? 1, 2, 3 catenelle di rialzo che sostituiscono la prima maglia alta. Girate il lavoro. Filo sull'uncinetto. Nella stessa maglia alta di base dovete fare l'aumento. Quindi andremo a fare un'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto, sulla successiva una maglia alta e un aumento della maglia alta. Quindi se alla base il primo giro noi abbiamo fatto 6 maglie alte, sopra ce ne dovremmo ritrovare 12. Successiva maglia alta e l'aumento, quindi sono un totale di 2 maglie alte. Successiva maglia alta e l'aumento, quindi ne abbiamo 2, 4, 6, 8. Successiva maglia alta e l'aumento. E sono 10 nell'ultima. Lavoriamo la maglia alta e l'aumento. E abbiamo un totale di 12 maglie alte. D'accordo? Tirate il filo. Dite, ma non è che resta così? No, che non resta così, ragazze. Questo filo qui rosa possiamo andare anche a tagliarlo. Eccolo qui. Tirate il filo e stringete. Ora torniamo qui dove noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la barba di Babbo Natale. L'abbiamo iniziata a fare la barba di Babbo Natale. Vi ho fatto lasciare il filo sospeso. Rientrate in quell'asolina. Cosa dobbiamo fare? Unire a questo punto, quindi alla base di dove poi abbiamo fatto le maglie alte. Ecco qui. Tirate il filo e chiudete a maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle di rialzo. Unite qui dove abbiamo fatto la faccina, quindi nella prima. Ecco, chiudete a maglia bassissima. Va via la luce ogni tanto, non ho capito cosa succede. Vi chiedo scusa. Ecco qui. A maglia bassissima. Ora dobbiamo fare la parte superiore e continuare la barba di Babbo Natale. Andremo a fare per ogni maglia sottostante, quindi qui una catenella di rialzo che sostituisce la maglia bassa. Su ogni maglia di base il filo, mi raccomando, mangiatelo man mano che lavorate, tenetelo in questo modo. Andremo a fare una maglia bassa.
Ecco qui. Quindi è la parte superiore del viso, il sotto del cappello. Ecco qui. Quindi in ogni maglia sottostante andremo a lavorare una maglia bassa. Quindi noi stiamo creando adesso, ragazze, per abbellire il nostro fuori porta, il faccino di Babbo Natale. Ecco qui. Ecco. Nell'ultima. Qui è dove avete fatto le 3 catenelle di rialzo, va bene? Quindi anche qui, nella prima catenella in alto, andremo a lavorare la nostra maglia bassa. Questo filo, una volta arrivato a questo punto, possiamo anche tagliarlo, perché vedete? Lo abbiamo mangiato nel lavoro e ci risulta un lavoro pulito. Tagliamo questo in più e riprendiamo con il bianco. Ora cosa andiamo a fare? Dobbiamo puntare in questo punto. Andiamo a lavorare 1, 2, 3 catenelle e puntiamo l'uncinetto qui, alla base della maglia alta che ci ritroviamo, della prima. Aspettate e chiudiamo con la maglia bassissima. Quando siamo arrivati a questo punto, queste dove è la barba, contiamo 1, 2, 3, puntiamo sulla prima catenella in alto. Aspettate che qui ho il filo, tiriamo e chiudiamo a maglia bassissima. Quindi ci ritroviamo in questo punto, così come abbiamo fatto questo, unendo la base sotto della barba e continuando questa parte qui del viso. Quando siamo a questo punto, è impazzito il mio tablet, ragazze, la luce si accende e si spegne da sola. Boh. I fili che abbiamo in più li andremo a tagliare, così non ci danno fastidio man mano che stiamo lavorando. Perfetto. Ecco qui. Ora, ragazze, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbellirla questa barba di Babbo Natale, vero? E facciamo 1, 2 e 3. Che sostituiscono la nostra prima maglia alta. Dopo che abbiamo fatto questo, mettiamo il filo sull'uncinetto nello stesso punto che siamo partite, andremo a lavorare la seconda maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto e faremo anche la terza. Dico la terza perché le 3 catenelle di rialzo, ragazze, sostituiscono la prima maglia alta. Dopo aver fatto queste, le chiudiamo tutte e tre insieme. D'accordo? Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ne saltiamo una di base, sulla successiva facciamo una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa. Le chiudiamo tutte e tre insieme, una catenella di separazione e facciamo la stessa cosa. Filo sull'uncinetto, saltiamo una di base, nella successiva la prima maglia alta non chiusa,
La seconda maglia alta non chiusa. La terza maglia alta non chiusa. Poi li chiudete tutte e tre insieme. Catenella di separazione. Ne saltate una di base. Sulla successiva facciamo la prima, la seconda maglia alta e la terza maglia alta non chiusa. Dopodiché le chiudiamo tutte e tre insieme. Catenella di separazione. E questo lo facciamo fino alla fine della nostra barba bianca. Ecco qui. 1, 2, 3. Li chiudiamo tutte e tre insieme e facciamo la nostra catenella. Si comincia a vedere la barba di Babbo Natale. Perfetto, allora proseguiamo. Catenella, filo sull'uncinetto, una di base ne saltiamo, sulla successiva facciamo la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa, aspettate. E la terza maglia alta non chiusa. Le chiudiamo tutte e tre insieme e facciamo la catenella. Aspettate, qui c'è il filo. Tagliamo tutto ciò che è in eccesso e non ci serve. Perfetto. L'ultima, ora facciamo anche qui. Però qui ne facciamo una e due non chiuse, le 3 catenelle qui, no, facciamo tutte e tre, chiudiamo una catenella e andiamo a ricongiungerci qui, chiudiamo a maglia bassissima. Ora cosa facciamo, ragazze? 1, 2, 3 catenelle di rialzo, e sono 2, e facciamo un bel barbone a Babbo Natale. Giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, puntiamo qui, facciamo la seconda maglia alta non chiusa. E la terza maglia alta non chiusa, li chiudiamo tutte e tre insieme. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto poc'anzi nel giro, però ora saltiamo questo punto puff, andiamo qui nello spazietto, nell'archetto. Attimino che zoom così vi avvicino l'immagine. Quindi fra un punto puff e l'altro, al centro, puntiamo l'uncinetto e facciamo 1, 2 e 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo. Catenella di separazione, allarghiamo. Al centro qui facciamo la prima, la seconda, la terza e le chiudiamo. Catenella di separazione. La prima, un attimo che tiro un attimino il filo. La seconda e la terza. E chiudiamo. Catenella di separazione, archetto successivo. 1, 2, 3 e chiudiamo. Stendete, accarezzate, mi raccomando, il lavoro. Che bel barbone questo Babbo Natale. Ok, 1, 2, 3, chiudiamo. Uno, due, tre, chiudiamo.
Ecco qui, che bella barba di Babbo Natale. Ora, catenella, andiamo a ricongiungerci qui. Aspettate. Quindi, prendendo, ragazze, guardate bene adesso, questo punto qui, da come siamo partiti da questa parte, e facciamo il nostro 1 2 e 3 e chiudiamo. A questo punto, vedete, aspettate, stendete la barba di Babbo Natale. Aspettate, perché qui viene chiusa così. D'accordo? Riuscite a vederlo? Aspettate, perché qui se non lo chiudiamo non vi rendete conto. Se volete abbellirlo ancora di più, possiamo anche fare un'altra cosa, però a me piace così, non piace con quei ricetti sotto, sono sincera. Non li ho fatti, tirate, chiudete, tirate il filo, stendete bene il lavoro con le mani e ora andremo a nasconderci questo. Come lo nascondiamo? Tirate il filo da questa parte, aspettate e chiudete. Ora lo nascondiamo qui. Aspettate, perché dobbiamo nasconderlo correttamente. Lo chiudete nuovamente così non si sfila la barba. Ora lo nascondiamo in questi fili qui. Ecco qua. E tagliate il filo in eccesso. Il faccino e la barba di Babbo Natale l'abbiamo fatto. Ora ci manca il cappello. Togliamo il filo bianco. Il cappello lo andremo a fare con il rosso. Aspettate un attimo. Ecco qua. Come dobbiamo lavorarlo? Non dobbiamo prendere da dove abbiamo lavorato la barba di Babbo Natale, ma dobbiamo prendere solo qui, da questo punto. Da dove inizia il viso di Babbo Natale? È così rosa chiaro che avete difficoltà a vederlo, ma è rosa. Allora, prendiamo da questo punto dove inizia il rosa. Prendiamo un uncinetto leggermente più fine. Ecco qua. Tiriamo il filo. Aspettate che vado fuori. Tiriamo il filo. Facciamo una catenella di rialzo. Successivamente, che sostituisce la maglia bassa. Su ogni punto sulla testolina di Babbo Natale, noi andremo a lavorare una maglia bassa, che è la maglia bassa per poter creare il cappello, il berretto di Babbo Natale. Quindi sul capo, quindi solo sul viso. Mi raccomando, non prendete la barba. Ok? Ecco. Qui. Man mano mi raccomando, mangiatevi il filo. Eccolo.
E arriviamo fin dove finisce il rosa, ragazze. Non andate sulla barba di Babbo Natale. Quando siete arrivati a questo punto, cosa dobbiamo fare adesso? Una catenella di rialzo, girate il lavoro. Non puntate sul primo, andate sul secondo. È come se voi dovete fare una diminuzione ad ogni giro. Ecco qui. Aspettate che tiro il filo, mi si mette nella lana. Togliamo questo, eccolo qui. Il berretto deve andare a sfinire. Nell'ultimo catenella di rialzo, girate il lavoro non nel primo ma nel secondo. Ok, ecco qui. E lavorate a maglia bassa. Quando siete arrivati alla fine, cominciate già da questo giro, saltate questa penultima, andate direttamente sull'ultimo, perché in questo modo, come abbiamo fatto la diminuzione all'inizio, lo faremo alla fine. Catenella di rialzo, girate il lavoro, non puntate nella prima ma nel secondo. Ecco qui. E andiamo avanti in questo modo fino alla fine. Saltate questo, puntate direttamente sull'ultimo, dove avete fatto la catenella di rialzo. Quindi il penultimo lo andrete a saltare. Catenella di rialzo che sostituisce la prima maglia bassa. Girate il lavoro, non puntate sul primo, ma sempre sul secondo e continuate. Non puntate sul penultimo, ma direttamente sulla fine. Perché se vedete, vedete, cominciate a vedere la forma del berretto. Catenella di rialzo, girate il lavoro, non sul primo, sempre mi raccomando, sul secondo. Non sul penultimo, ma direttamente all'ultimo. Catenella di rialzo e girate. Saltate il primo e andate alla seconda maglia bassa. Non sul penultimo, ma all'ultimo. Catenella di rialzo e girate. Sempre sul secondo. Saltate il penultimo e andate all'ultimo. Secondo, tiro il filo, catenella di rialzo e girate il lavoro. Sempre sul secondo. Saltate sul penultimo, andate all'ultimo, ecco qui. Catenella di rialzo, girate sul secondo anche qui.
E ora direttamente sull'ultimo, saltando il penultimo, catenella di rialzo, girate questo, saltate qui e andate all'ultimo, catenella di rialzo, girate e andate direttamente all'ultimo. Vedete? Come abbiamo fatto il berretto di Babbo Natale. Ora tirate il filo, lo tagliate e lo chiudete. D'accordo? Quindi cominciamo ad avere il faccino di Babbo Natale, che poi andremo a mettere qui ad incollarlo. O cucirlo come meglio credete per creare il nostro fuori porta. Non lo finiamo certamente così, ci manca il bonbon di Babbo Natale. Allora, riprendiamo la lana bianca, togliamo il filo rosso, cerchio magico, uncinetto. Stringete il cerchio e fate 1, 2, 3, 4 e 5, 5. Allora, 5 e 6, stringiamo il cerchio magico, puntiamo l'uncinetto sulla prima catenella di rialzo, quindi sulla prima maglia, e chiudiamo a maglia bassissima. Tirate bene il filo centrale del cerchio magico e andate a tagliarlo, altrimenti poi vi dà fastidio mentre lo lavorate. Una catenella di rialzo, girate il lavoro e cosa dobbiamo fare? Puntiamo qui sul primo, come se stiamo lavorando la maglia bassa, ma non la chiudiamo. Andiamo anche sulla seconda catenella, sulla seconda maglia bassa che abbiamo fatto. Non la chiudiamo, filo sull'uncinetto, chiudiamo tutte e tre insieme. Successivamente tiriamo il filo della maglia bassa e non la chiudiamo. Successivamente tiriamo il filo, non lo chiudiamo e poi li chiudiamo tutti e tre insieme. Successivamente, ecco qui, tirate il filo e non lo chiudete. Andate avanti, tirate il filo, non lo chiudete, prendete il filo sull'uncinetto e chiudete tutte e tre insieme. Successivo, abbiamo anche i botti stasera. Tirate il filo e non lo chiudete. Successivamente, tirate il filo, non lo chiudete, chiudete tutte e tre insieme. Ecco qui, ora è rimasto appena appena uno spazietto, infilate l'uncinetto, tirate e chiudete. Ecco qui, la pallina, il bonbon di Babbo Natale. Molte dicono, ma a me non va di cucire, se lo incolliamo se ne può venire. Cosa facciamo? Non staccate il filo, prendete però l'uncinetto più sottile. Io ho usato il 3, uso il 2,5. Vi tirate il filo, entrate alla punta del cappellino, qui, proprio alla punta, l'ultima maglia che avete fatto, l'ultima catenella. Tirate il filo di lana. E lo chiudete a maglia bassissima. D'accordo? Tirate il filo
lo tagliate, lo tirate e così lo bloccate. Così non abbiamo cucito nulla per la gioia di molte uncinettine. Tirate due fili in questo modo, fate un nodino, tirate entrambi in questo modo, fate un nodo. Ecco qui. Avete fatto il primo? Fate il secondo, tagliate per bene il filo. Ecco qui anche il bombò di Babbo Natale. Ora cosa dobbiamo fare, ragazze? Con la Vinavil dobbiamo mettere alle estremità del Babbo Natale. Quindi qui tutto intorno, anche qui sul visino, perché deve aderire bene. Mettetecela la colla, ecco qui tutta all'estremità. Aspettate, mi incollo anche le mani, come faccio ogni volta che creo questo bellissimo fuori porta. Ecco qui, e un po' all'interno. Una volta che avete fatto questo, girate il lavoro, lo posizionate al centro del fuori porta, non dovete schiacciarlo, lo pigiate. Ecco qui. In questo modo lo lasciate asciugare per bene. Dove manca un po', alzate e lo aggiungete. Non schiacciate che esce tutto al di fuori. Ecco qua. Appena appena pigiate, ragazze. Che poi lo lasciate così posare. Ecco qui, controllate, altrimenti ne aggiungete un altro po', non proprio alla punta, mi raccomando. Qui il nostro faccino comincia a vedersi. Ecco, ora cosa li mettiamo? Gli occhietti. Io non ho preso gli occhietti di Babbo Natale, un po' mi fa impressione. Voglio provare questi dorati. Aspettate. Stiamo realizzando insieme, ragazze, con questi, con gli adesivi. Ecco qua gli occhietti. Io veramente ci metto sempre un po' di colla Vinavil, perché a volte, anche se sono adesivi, viene via. Tanto poi si asciuga. Aspettate, vedete? Sono adesivi, ma vengono via alcune volte. Quindi io quel goccino di Vinavil la faccio sempre. Ecco qua. Abbiamo messo gli occhietti di Babbo Natale. Ora però ci manca il nasino. Un attimo solo, perfetto. Ora rifacciamo il nasino.
qui. Lo abbelliamo un po'. Come ce lo abbelliamo? Mettendogli qualche stella intorno. Queste sono cose che poi andrete voi ad aggiungerle se vi piacciono o no, o crearlo in modo diverso. Va bene? Io l'ho fatto così, voi potete farlo in modo diverso. Ci mettiamo. Io metto sempre un po' di colla, anche se hanno gli adesivi, le nostre stelline, messe un po' così, non in modo uguale. Ecco qui. Ci mettiamo anche questa. Mi casca tutto, ragazze. Ecco. Con un piccolo filo. Ora, aspettate un attimino. Facciamo la stessa misura. Ecco ce lo facciamo come vogliamo, sto Babbo Natale. Anzi, non nero. Un po' di colla, un piccolo filo di lana, li facciamo anche il sopracciglio. Ecco qui. Ecco qui. E ora, ancor più, gli mettiamo degli piccoli sbrilluccichi completamente di Swarovski. Quindi lasciate un po' di colla anche sul berretto, uno glielo inseriamo. Aspettate, ecco qui. Uno, glielo mettiamo, gli mettiamo tante stelle intorno, ragazze. La particolarità del nostro bellissimo Babbo Natale. Lo metto con le dita, ragazze, scusatemi, ho dimenticato di procurarmi, di portarmi qui nella stanza e sulla mia scrivania la pinzetta che utilizzo. Quindi piano piano ve lo faccio in questo modo. Lo faccio vedere come dovete abbellirlo. Vi insegno tutti i trucchi e poi potrete fargli il gancio o quei ganci adesivi. Va bene? O su un mobile sopra un piano, quei piedini che si mettono così sui mobili, sulle pareti, come volete, poi potete utilizzarlo. Ok, poggio qui, tolgo dopo. Perfetto, ragazze, abbiamo finito il nostro fuori porta. Spero che questo tutorial, ragazze, vi sia piaciuto. E
Continuate a seguirmi sul mio canale YouTube, Le Creazioni di Adele. E se vi è piaciuto, lasciatemi un commento sotto questo lavoro. Ancor meglio, mi farebbe piacere avervi nel mio gruppo Adele e il magico mondo delle creative, dove potrete postarmi il vostro lavoro eseguito dopo aver seguito il mio tutorial. Ragazze, mi auguro di avervi accontentate e che vi sia piaciuto questo lavoretto di Natale. Vi aspetto alla prossima live, al prossimo tutorial. Arrivederci.